Sì, mi ha detto che ha fatto un passo indietro. Domenica scorsa il terzo è suo, è tutto suo. No, ma il bello che ha chiamato. Ha chiamato Gerundo, gli ha detto vieni due passi indietro. E poi lui è andato indietro. E lui era sul palo. E quello là ha battuto, ha preso di testa a 20 cm dal palo. Non so come ha fatto a perderselo. Capitano, non è che. Il fatto è che non se lo ricordava neanche di averlo fatto. No, l'ha fatto. Se tu vai a vedere, è filmato. Infatti mi ha detto, no, è filmato, l'ho fatto. Però non sei inconsciamente. Ma è bello, avendo. C'era anche con la testa, perché ha chiamato l'altro, dice, vieni più indietro. E poi ha fatto tutt'altro. E poi si vede che si è fermato lì, lo sforzo mentale. Bomba! Alla donna Ruma. Alle raga, Anche donna Ruma deve aver avuto un momento del genere. Ieri sera malandro, io non l'ho vista quella lì, però ho visto dal decimo in poi. Ma no, io l'ho visto oggi su Italia 1, ha rifatto vedere 10 volte sta cosa. Ma poveretto, Ma a parte tutto, ma anche vedevo gli spalti, non ci siamo neanche accorti. E io me lo ricordo perché ero dalla parte di là e ce l'avevo proprio lì. E quindi l'hai visto bene. E poi non filmavo io, ma filmava Jerry con il trespolo. Hai visto ancora meno. Esatto. Manca solo che l'inizio. Sì. Dicevano che in campo dalla parte delle panchine comunque non c'è caldo. È perché l'aria c'è sono sul fiume poi. Fatto due passi prima, può darsi che il cappellino, può darsi che là ci sia più aria, dal centro del paese. Quando giocavamo alla Igueglia. Sì, bravo. Poi tra l'altro fin lì con la gomma ci è arrivato a bagnare, oltre non, la gomma non ci arrivava, non ci è andato. Quindi lì è proprio asciutto. Io non ci vedo bene, ma in porta c'è Pampa o? No, c'è Casella. Ah, mi sembrava una. Ho detto. Come mai? Non lo so. Ho visto adesso quando ho visto la formazione. Bello! Mi sembrava diverso.
adesso. Ho detto non ci vedo bene. Questo c'è bisogno sempre. No! Sì, Calac! Che fischia cosa? Un intervento di spalla, da lì? Non lo so. Ricordate Donnarumma? Sì, questa è un sentimento. Poi adesso la televisione, figura, ti continua a mandare, l'avrà mandata come mia 10-15 volte. Bravo Scaro! Oh cazzo, che sfiga, ragazzi! Grande Case! Vedi che riflesso che ha avuto! Ma che scalogna, figlioli! Un fallo non fischiato! Mamma mia! Bel riflesso, grande Case! Bel riflesso, sì! Dai raga, dai! E quello là no, perché se lo fischiava era il fallo del tuo. I tuoi figlioli stanno bene? Sì. Fabrizio sarà a Villanova. Giocano con la Carlins. Solo Cala. Dai. Adesso. Bravo. E stai in anche laterale. Mamma mia, questo signore è un mal di testa incredibile. Questi pallone riescono a fare in alto. Oh, ma non riusciamo a beccarne uno. Arbitro però i falli. Intanto guarda lì. Sì, ma lo volevano loro. Eh sì, però.
solo, solissimo. Bravo. Oh, oh, oh. Nella metà di qua è meglio. Dai, dai, dai! Vai, 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 vai! Vai, Andrea! Dai, dai, Andrea! Tu sei fuori! Eh sì! Bravo, dai, calcio su, calcio su, c'è Jacopo, dai. Solo Cala, solissimo, solissimo. No, no, è giusto provarci, ma prendi la porta però. Prendi la porta almeno. Prendi un attimo la mia sotterraneo. No, no, anche nello specchio. Prendi la mia sul tiro. Poi mi sono portato sul tiro. Dai, bravo. Dai, dai! Sì! Grande Delfo! Hai visto che cambio passo? Sì, sì, bravo, bravo, lui è stato perfetto. Grande Eri! Non tirava lui, gli altri hanno preso È vero. Quanti gol si sono mangiati perché nessuno? Sono tre nessuno, gli altri sono fatti. Occhio, occhio, adesso sono scatenati. Bravo. Fortuna niente, però. La fortuna è tutta un'altra cosa, no? Sì, 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 sì. Dai, sì. Per favore, per favore, basta che il guardialino deve star zitto comunque, abbi pazienza. Dai, lascia stare. Fadino fastidio, sì, ma così giusto un po'. Si la prende, se passava la c'era. C'era. Sì, sì, secondo me. Sì. Ah, ci rischiava di sì, se la prendeva male. Rischio. Dai, Jacopo. Dai, quella lì sopra allacciata. Un
Andiamo raga, andiamo. Dai Andre, dai! Non ci pensiamo, dai, riportiamo da 0 a 0. E voleva passarla di là, sì. L'ha presa male. Ma lì non puoi capire come ti rimbalza il pallone. Ah, non è sul sintetico. Sei convinto di prenderlo pieno, lo pigli di punta. Poi non sono più tanto abituati questi sintetici a giocare sulla terra. Dai, vai, set. Vai! Dai che angolo? Vai. Ale Jack! Prima! Come cazzo vado per cazzo d'angolo? Porca puttana! Dai, Anto, dai, Jack! Che bella sera di distretto! Vabbè, però il guardialino c'ha ragione quello là, fa un po' l'allenatore, Andrea, fa un po' l'allenatore. Non ha protestato stavolta, però hai visto? Sì, però che non è meglio uno. Pensa di fare fino a fine partita. Da dove viene? Da Genova. Oh, è laterale, stai là!
vedere. Ma con chi ce l'ha? Non si sa neanche con chi ce l'ha. Vantaggio, ha dato il vantaggio. L'ha visto ma ha dato il vantaggio. E vai! Messo la barriera e fischiamo. Ben tirata, bravo Andre! Bravo Olli! È l'unica arma che hanno. Devono cercare di mantenere la calma perché mi sembra che stiano giocando sul nervosismo. Ce n'è già un paio che sono sul filo. Questi qua sono i soliti tre che cominciano dal primo minuto a rompere le balle all'arbitro fino alla fine.
di peso. Perché non vedo. Sono carichi e. Ah, bene. E come sport nazionale hanno preso quello lì. Ok, bellissimo. Felice colpo. Forse adesso ti faccio così. Eh sì, butta due palle buttate via. Dai, 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 allora! Ma no! Tu già visto? E palla ferma! Come ha detto la Vabel, non era intenzionale, quindi niente rigore, non era intenzionale. No, ma ha preso la, se tu guardi bene, ha preso la palla, l'altro non l'ha toccata. Però, Piatek però non l'ha toccata. Ma della palla ha preso l'uovo, cioè aveva già combinato il disastro, mi sa che lì no, era un po' dubbia la cosa. Solo! Occhio, occhio. Dai, dai raga. Occhio, occhio. Non fare stupidaggini. La presa. Adesso, adesso. Dai, dai, non tenerla. Angolo, angolo, l'ha toccata Andrea. Adesso mi raccomando. Senza voce troppo questo qua. Lui è già senza troppo. Facendo. Infatti, cosa stanno facendo? Che uscisse la palla. Eh sì, però possono basare sulla cosa che esce. Posso mezzo caso. Di nuovo? È giallo sicuro questo. Giallo. Andrea, se vuoi saltare le ultime partite, diciamo subito. Due gialli di seguito. Sì, strano. Si è fatto anche male. È entrato, sì. Si è fatto male? No, è entrato. Ho capito, il nostro, la borraccia del nostro portiere se la deve finire l'attaccante degli altri. Cioè, non ho capito questa cosa. Se lo vedeva scappare.
ormai non ci sono abbastanza partite. Dipende quante ne prenda partite, cioè nel senso. Madonna mia. Bravo Callard! Troppo sul portiere, c'era mezzo metro più indietro era gol. L'infortunio lo ha stravolto. L'infortunio lo ha stravolto, non è più lui. Perché? Cartellini. Siamo al trentesimo. Questa è finita nel fiume direttamente. È già la seconda, ma anche quella di prima. Gioca tanto meno, c'è anche l'ora. Meno male, sono guai. Fammi impazzire. Finisce il primo tempo, chiamerò. Messaggerò. Una zecca una oggi. Oggi no. Sto ballando. C'è il figlio, cioè di mare, in pochino. No, è lì, è infortunato. È infortunato. Si è fatto male? Domenica l'hanno. Gliene hanno dato di tutti a tutte le maniere. L'ho visto. Il ginocchio. Quel colpo che gli ha dato. Cos'è la testa del perone, ma Andrea, che c'hai, dove c'hai il problema? La testa del perone che c'è il problema. Testa del perone. No, dal fono, farla rimbalzare, è andata bene. Dai, dai! Una sublussazione alla testa del perone. Bravo Delfo! Mamma mia, Angelo, quanti scatti. Quello là sei morto. Si è fatto male?
Probabilmente si sarà stirata, ha fatto uno scatto. Una certa età, certe cose non si possono più fare. Un po'. Io sono ancora un paio d'anni, presto. Poi sono bollito anch'io. Quanti anni hai? 30. Che scatti non posso fare? 44, poi sono scatti. Sei più giovane. Se li porta bene, se li porta bene. Bene. Sono un ragazzino. È vero, è vero. È vero. Se faccio uno scatto io adesso muovo, ce ne sei. Garantito. Garantito. Io già quando faccio le scale che arrivo al terzo piano sono morto, c'ho la lingua sotto i piedi. No, le devo fare perché mi serve, perché se anche per la casa. Se un certo ritmo va bene, ma quando fai canto poi niente. Rischi veramente. No, io la parola correre l'ho cancellata dal vocabolario. Deve essere progressivo. Bravo Isma! Se non ne fallo quello lì. No, lì. Negare l'evidenza. No, gliel'ha girata, gliel'ha data, l'intenzione era buona, che l'altro era partito, solo che gli è rimasta lì. Sul secondo palo non ci va mai nessuno, ha ragione Piero. Povero Iurilli ci sta provando. E questa era per chiudere l'azione. Parcheggio. Ce n'è uno sul tetto anche. Sì, eccolo là, sì. Ce n'è anche uno sul tetto, eh.
Ma da dove gli hanno buttato? Sì, sì. Sì, non mi piace. Ma appunto per quello. Dico, dovrebbe un attimino. Ma ormai sanno come funziona e. No, no, non l'ha manco toccato, si è buttato per evitare che gli arrivasse sotto. Sì. Dovrebbe capire che... Lo stava... La mano non gli ha anche toccato. Gli stava passando davanti e l'altro si è buttato per evitare che ci arrivasse. Giocano su quello. Esperienza. Sì. Questo ci sta. Che se lì ci arriva a toccare il pallone e lo mette in mezzo è gol, eh. Siamo al 40esimo, siamo 41esimo. Gary, mi sbaglio, hanno finito? Se non pigliano qualcosa nell'intervallo hanno finito. Con come la veloce domenica. Mi sembra di sì, però hai visto prima? Ora ha fatto quarto, un'azione e mezza forse? Sì, sì, no, è quando la sfiga, a noi lo sai che ci vede molto bene con noi, eh. Grande Anto! La gara di chi buttava più pallone nel fiume l'hanno vinto, ma facile. Sì, ci sarà un campionario lì sopra. Enorme. Tanto vanno con il vecchino a recamparli. Perché... Il problema è che questi rischiano di finire a Venezia. Quello di rosso. E il Tannaro questo qua. Ale! Che la regola nuova è che se ti fai male entra massaggiatore, ma dal giallo non sei obbligato a uscire. Può essere. Infatti non esce, vedi? Ma mia che esperienza che ho! Dall'anno scorso che mi pare che ci sia sta regola. Io l'ho scoperta qui via. Vedi che l'età serve a qualcosa. Ehi! Porca miseria! Bravo Jack! Bene, veloce, portiamo tutti a spasso. Di là. Ah! Non era male l'idea. Dai, dai ragazzi, ho rimbalzato sulla mano palesemente. Però c'era la mano.
ho fatto bene. Sì, no, non vedevo bene. Continua, Delfo, continua. Dai, una testa. Dai, no. Te l'ho detto che non ne hanno già più, questo qua ha già smesso. Un minuto è finito. Devi stare attento. E commentano dentro. Non se l'aspettava, Andrea, la palla. Di qua. Palla, bravo! Un minuto adesso ha detto. Ui! E là? Come si è messa? Non credo. Ci sia, certo. Non ci ho fatto caso, poi ci guardiamo sul filmato. Guardiamo la moviola. No. Perché come mai? Però in compenso gliel'ha svuotata il numero 9 prima. Dai! Questo è il tuo passaggio, Siamo sempre 1-1, sì, ha fatto una grandissima, è finita adesso il primo tempo, ha fatto una grandissima parata proprio all'inizio, proprio nel primo minuto di riflesso, è stato grande, e poi c'è stato il pareggio picchiato contro il palo e sai che noi la fortuna non va mai sull'esterno ma va sempre sull'interno e quindi è entrata dentro. Però non stiamo giocando un granché, ma perché più sono il terreno, sì, il campo è com'è, però gli altri giocano molto di fisico e cercano più che altro di fare innervosire. E quindi sì, l'abbiamo trovato bene perché presumo che tu sia passata da sopra, dalla strada sopra. E invece sì, perché probabilmente è un pochettino più corta ma è più contorta. Invece noi siamo passati dal paese, l'abbiamo trovato subito praticamente. Ma c'eravamo forse già stati anche una volta. Carlo.